Ragazzi, ciao a tutti da Leonardo Vitacolonna, il vostro chitarra terapeuta di fiducia. Il video di oggi è dedicato a tutti coloro che stanno muovendo i primi passi nell'improvvisazione con la scala pentatonica. Molti di voi avranno sicuramente notato che questa scala può essere utilizzata in due modalità, maggiore oppure minore. Allora, nel video di oggi non vi darò spiegazioni teoriche in materia, ma vi regalerò una preziosissima ed efficace dritta per beccare al volo le forme della pentatonica in entrambe le modalità maggiore e minore su tutto il manico. A dopo la sigla. Ok, partiamo dalla seconda forma della pentatonica, quella cioè che vi vendono con tutta la chitarra. Ragioniamo in La minore, tonalità a sua volta che vi vendono con tutta la chitarra e la seconda forma. Quindi avremo. Adesso associamo questa forma alla coppia di accordi La minore e Do maggiore, presi in queste posizioni. Il La minore lo prendiamo con la forma del Mi minore, lo trasliamo, e il Do maggiore lo prendiamo con la forma del Sol. Lo trasliamo fino al Do, eccolo qua. Ovviamente qua le corde a volo non ci stanno bene, il Re non ci azzecca nulla. Ora, guardate come combaciano bene questi due accordi con la forma della scala. Proprio geometricamente, intendo dire. Ok? Adesso focalizziamoci sulle fondamentali dei due accordi, cioè con l'indice andiamo a prendere la fondamentale dell'accordo minore, cioè il La in questo caso, e con il mignolo invece prendiamo la fondamentale del maggiore, cioè il Do. Questa forma della pentatonica contiene entrambe le fondamentali sulla sesta corda, motivo per il quale sono partito proprio da questa forma. Allora, adesso applichiamo il trucchetto delle corna. Bene, facciamo le corna, posizioniamole qui. Facciamo la scala e recitiamo questo mantra. Questa scala è minore dell'indice, maggiore del mignolo, minore dell'indice, maggiore del mignolo. Quindi, in altre tonalità prese a caso, per esempio, vogliamo la pentatonica maggiore del Mi? Corna. Prendiamo il mignolo, mettiamolo sul Mi e facciamo la nostra bella scala. E voilà! Oppure minore di Si bemolle, corna. Prendiamo l'indice, mettiamo sul Si bemolle e facciamo la nostra scala. Ovviamente prima ero partito dal mignolo e avevo chiuso sul mignolo, adesso sono partito dall'indice e ho chiuso sull'indice praticamente. Molto semplice, facciamo un altro esempio. Maggiore di Re, corna. Portiamo il mignolo sul Re, facciamo la nostra scala. E basta, no? Non servono altri esempi. Piuttosto, un accorgimento molto importante è questo, cioè è vero che potete praticamente suonare le stesse cose in entrambe le modalità, ma le note di chiusura saranno diverse. Vi faccio la stessa frase pensata prima in Do e poi in La minore. Più o meno la stessa frase, diciamo una cosa simile. Ok, la stessa frase adesso la farò pensandola sul La minore. Voi direte è ovvio, e sì, è ovvio, ma non si sente mai questa cosa qua. Di solito si tende a suonare questa forma chiudendo sempre le frasi qui, anche quando si sta suonando in Do maggiore, cosa che fa abbastanza cagare. Ok? Allora andiamo avanti. Una volta identificata la giusta forma e la principale nota di chiusura, potete estendere la vostra scala con le forme che si trovano ai lati. Quindi, pensando sempre alla nostra coppia La minore, Do maggiore, facciamo questa frase un po' gilmuriana. Ok, qui possiamo proseguire per intero sulla terza forma. Ok,
torniamo indietro e qua possiamo proseguire per intero sulla prima forma. Allora, questi movimenti vengono spiegati più nel dettaglio nel video che si chiama, come si chiama non lo ricordo, Frammenti magici della pentatonica, lo stesso che ho citato prima, sempre il link in descrizione. Andate, guardate, studiate. Ok, allora, cos'altro da dire? Ah, certo, che lo stesso ragionamento può essere applicato anche alla quinta forma della pentatonica, che in La minore l'avrei qui, non mi basta la chitarra, cambiamo tonalità, quindi ragioniamo nella coppia Re minore, Fa maggiore. Allora, qui due accordi di riferimento, siccome ci siamo trasportati sulla corda sotto, li abbiamo in questa forma qua. Quindi forma del La minore e forma del Do. Anche qui posso applicare il trucchetto delle corna, quindi per esempio La maggiore corna, mignolo in quinta corda, lo porto su La e faccio la nostra scala. Fa minore corna, indice, lo porto sul Fa e faccio la nostra scala. Ok, sembra semplice, no, è semplice, dovete solo stare un pochino attenti, concentrarvi su questa cosa. Perché le corna? Perché questa forma parte con il tono e mezzo, non vi dovete sbagliare, ok? Allora, nel caso di questa forma qui, vale lo stesso discorso delle note di chiusura, quindi tornando per esempio al Fa maggiore, pensando la nostra scala invece sulla relativa minore, e con questo era tutto. Spero di non essermi perso in inutili chiacchiere e di essere arrivato subito al sodo. In questo caso lasciatemi una vagonata di like, iscrivetevi al canale e pigiate sulla campanellina. Così sarete aggiornati sempre sui miei nuovi video. Così sarete sempre aggiornati riguardo i miei nuovi video. A presto ragazzi, alla prossima, un bacio, ciao!